eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. Benvenuti a tutti amici e ben ritrovati nel mio canale. Quest'oggi vi parlo di un entry level, un Android One che ho preso poco tempo fa e l'ho preso a circa 89 euro su Banggood, oppure trovate anche su Gearbest. Il Nokia 3.1, un Android One presentato lo scorso anno, un entry level che lo scorso anno veniva a circa 170 euro, adesso a 90 euro forse ha un po' più senso, ma lo ha perché a parte il processore, che è un MediaTek MT6750, quindi non proprio aggiornatissimo, ma Android One, proprio il cuore pulsante di questo dispositivo, che permette di avere anche Android 9, quindi cosa che assolutamente non è alla portata di altri MediaTek. Questo dispositivo è senza fronzoli, senza diciamo particolari velleità di essere un dispositivo alto di gamma, 3 GB di RAM, 32 GB di storage interno, non ha la banda 20, ha due slot per le nano SIM più uno slot separato per la micro SD, quindi 3 più 32, schermo da 5,2 pollici in formato HD Plus in 18 noni. Come vedete i pulsanti sono a schermo, abbiamo una fotocamera posteriore da 13 megapixel più un flash singolo LED, il secondo microfono per la disturbi e nella parte alta abbiamo il jack audio. E nella parte frontale abbiamo la fotocamera principale del selfie da 8 megapixel. Non c'è altro, cornici abbastanza abbondanti, però è un peso davvero piuma, parliamo di circa 140 grammi e una batteria da 2990 mAh che mi sta davvero impressionando. Non ha la banda 20, ma per esempio con Iliad io non ho assolutamente problemi, becco praticamente il 4G pieno. Non c'è il VoLTE, non c'è il 4G Plus, ovviamente è un processore MediaTek MT6750 non proprio aggiornatissimo, però tant'è che funziona molto bene comunque secondo me. Qualche piccolo segno di riscaldamento sulla parte posteriore, ma nulla di trascendentale o di preoccupante. Nella confezione abbastanza scarna di Nokia, abbiamo comunque lo spillino per l'estrazione del vano SIM, abbiamo il caricatore, questa unità è in produzione India, quindi il caricatore con la presa indiana, il cavo micro USB e abbiamo delle cuffiette non in ear, ma comunque già che ci sono è già qualcosa. Nient'altro in confezione, quindi la cover la dovete acquistare a parte e anche l'eventuale aggiunta della pellicola di protezione. Il vetro è 2.5D, leggermente arrotondato come vedete, e ha la particolarità che ha il doppio tap, quindi molto buono. Il display ha la luminosità adattativa, quindi potete comunque utilizzare il sensore di luminosità, e ha tutti i sensori, quindi una dotazione hardware comunque buona. In questo momento vedete c'è una 3 GB di RAM e i 32 GB sono disponibili circa 22,2 GB. La camera 13 megapixel f2 più la frontale 8 megapixel f2, la batteria 2990 e la sensoristica completa, accelerometro, luminosità, prossimità, magnetometro, bussola e giroscopio, quindi tutto quello che serve. Anche a livello di fluidità non c'è male assolutamente, andiamo a vedere anche la batteria, farvi un po' vedere la batteria. 54 minuti nel test stress di download e altro, anche con i dati attivi, ho scaricato Asphalt 9, 8 ore circa di stima per la durata display, quindi una durata davvero niente male, una cosa che non mi aspettavo. Andiamo a vedere a galleria, andiamo a vedere le foto, si comporta abbastanza bene, ovviamente non è una fotocamera da top di gamma, ma a livello di dettagli non sono assolutamente male, questa è una macro. Questa è una foto con HDR o senza, qui probabilmente riuscite a cogliere anche la migliore gestione della luce. Questo è un selfie interno, un selfie all'esterno, quindi i dettagli non sono male, ovviamente 8 megapixel. Il video può essere con risoluzione full HD a 30 frame per secondo, però purtroppo il formato è 3GP. Però non male, messa a fuoco comunque abbastanza veloce, il formato a livello di incapsulamento è il 3GP. Ovviamente, ma con l'app standard non si può fare altro, si può fare con altre app. Questo è un HDR e questo è uno standard. Come vedete c'è comunque una migliore gestione. Una foto con poca luce, andiamo a vedere le informazioni, massima impostazione per gli ISO è 3200 ISO. Andiamo a vedere velocemente l'applicazione fotocamera, abbastanza classica, non ci sono grosse aggiunte tranne il menu delle panoramiche e delle impostazioni manuali. C'è l'HDR che può essere attivato o disattivato, c'è l'autoscatto e ci sono il ritocco adattativo o meno e il flash attivato o meno, e questa è la fotocamera per i selfie. Non è male anche a livello di punta e scatta, può essere utilizzato il flash come riempimento,
quindi vedete la differenza anche di scatto, flash o senza, ma in generale assolutamente non mi ha dato alcun problema. A livello di app di gestione assolutamente va molto molto bene, non ci sono lag particolari, quindi Android One fa sì che questo dispositivo sia davvero ancora attuale. Non c'è il sensore di impronte digitali e comunque è sicuramente un dispositivo basso di gamma, anche perché c'è la micro USB, cosa che assolutamente al giorno d'oggi magari qualcuno può storcere il naso, ma per 90 euro assolutamente non ci sono grosse richieste da parte di chi lo acquista. Andiamo a vedere a livello di audio, molto buono. Funziona bene il sensore. Ricordiamo che sentite? La chiamata è gratuita se chiami da rete IAD. Sentite anche. Potrei essere soggetto alle tariffe applicate. Molto potente. Assolutamente non mi aspettavo una cosa del genere, quindi molto fluido. Andiamo a rivedere alcune foto per farvi vedere anche degli screenshot che ho appena effettuato in dei test. In GPS fuori con 22 e 16 beccati, 3 metri di precisione, quindi molto buono. Il touch è con 10 tocchi. A livello di memoria sono le MMC5-1, sono 278 in lettura e 101 in scrittura, non proprio velocissime in scrittura, però comunque le applicazioni si installano molto velocemente. 656, 2595 e 2042 per il Geekbench a livello di grafica. Questa è la versione 8.1, sto ricevendo l'aggiornamento alla versione 9. Il safety net passa, quindi dispositivo comunque certificato, e a livello di prestazioni in download con Iliad ho 33 MB in download, quindi anche in 4G va molto bene. Il test di AnTuTu permette di vedere che il dispositivo è ormai con 58.800 punti, è relegato nella fascia bassa, ma comunque funziona decisamente bene. Come vi dicevo, doppio tap, ambient display per le notifiche, il launcher è abbastanza scarno, a livello di impostazioni non c'è praticamente nulla. Io ho messo il launcher Nova, quindi potete comunque sicuramente avvantaggiarvi di un altro launcher. A livello di gestioni c'è anche la gestione della rete wifi con il dual band, quindi anche a 5 GHz torcia, funziona comunque bene, anche una buona potenza, e il wifi display, l'hotspot, tutto quanto comunque abbastanza lineare, funzionante alla perfezione. Un dispositivo che mi sento di consigliare soprattutto per il rapporto qualità-prezzo, ok, non c'è la banda 20 ma è un dual sim vero, ha il 4G che comunque funziona bene e da tradizione Nokia la ricezione è molto buona, Android One completa la dotazione. Riuscite a trovarlo quindi a meno di 90 euro. Se il video vi è piaciuto mi raccomando datemi un bel like, condividete, iscrivetevi al canale e commentate. Alla prossima recensione, ciao!